L'unico governo possibile, un governo politico, talmente politico da essere tecnicamente perfetta espressione dei poteri forti, a partire dal primo ministro, uomo dell'Aspen Institute, uomo del Bilderberg, della Trilaterale. Ma non è del primo ministro che oggi voglio parlare, voglio parlare di un altro rappresentante del nuovo governo che spicca in maniera netta nella foto di gruppo che ritrae la nuova squadra. Ah, un'avvertenza. So bene cosa si scatena quando si toccano certi tasti e quindi posso anticipare che nella migliore delle ipotesi ci saranno stuoli di trolls che sono pronti a commentare questo video e a difendere la protagonista, che non sono io, insultando invece chi osa semplicemente esporre la verità. Allora, siccome tutto ciò che andrò a indicare si trova sui siti ufficiali, non su siti di cosiddetti complottisti o della disinformazione, no, sui siti ufficiali, significa che qualunque cittadino può effettuare tranquillamente attraverso il web le ricerche opportune. E quindi invito questi, chiamiamoli protettori, ad astenersi, insomma, dal perdere tempo con la sottoscritta, perché molte persone sono capaci di ragionare, di pensare con la propria testa senza ricevere input o ordini o istruzioni da qualsivoglia mandante. Ma partiamo dunque con il governo Liechtenstein che si avvia sul proprio cammino, con una composizione tanto mostruosa da far rabbrividire. Ci sono pezzi del PD, pezzi del PDL, pezzi della Montiana Scelta Civica, pezzi dell'UDC e persino un pezzo dei radicali che con lo 0,19%, ovvero meno di 65.000 voti, si vedono attribuire addirittura il Ministero degli Esteri. Ma chi rappresenta Emma Bonino? E com'è possibile che il Partito della Rosa Rossa, con un simile consenso, abbia un ruolo così fondamentale nel nuovo governo? La mente corre alle dichiarazioni di Cossiga nel libro Fotti il potere, quando, pungolato da Cangini, con questa domanda: in Italia si può diventare ministro degli esteri senza il consenso del Dipartimento di Stato americano? L'ex presidente della Repubblica rispose in maniera brutale: no. Non a caso, il partito della Rosa Rossa è notoriamente filo americano, filo NATO, filo Unione Europea ed è a favore dell'ingresso di Israele, della Turchia e del Marocco nell'Unione Europea, che si sa notoriamente geograficamente, culturalmente, tradizionalmente appartengono a questo continente. Ma la Rosa Rossa si è schierata anche a favore della guerra in Jugoslavia, in Libia, in Iran, in Siria. Alla faccia dunque del ripudio della guerra, sancito dalla nostra Costituzione, il Partito Radicale ora determina con Emma Bonino la politica estera italiana per conto terzi. Ah, lo so, ora ci sarà una levata di scudi. Emma Bonino è in gamba. Emma Bonino è una donna. Ora permettetemi di dirlo, e posso dirlo essendo donna, le persone valgono indipendentemente dal loro sesso e da donna. Quando riconosco una seria minaccia per la libertà del mio paese, non me ne frega nulla se alla nascita avevo un fiocco azzurro o un fiocco rosa. E in questo caso specifico, Emma Bonino è espressione di chi occupa con base militare, con armi atomiche, il nostro paese, sottraendoci soldi e risorse per assecondare interessi che vanno in direzione opposta da quelli italiani. Per chi era pronto a stracciarsi le vesti e a proclamare una santa subito, indicando Emma Bonino addirittura come papabile presidente della Repubblica, rispondo con l'invito a verificare il ruolo della Bonino nel European Council on Foreign Relations, un think tank europeo, ovvero, detto in parole povere, una lobby che fa pressione per condizionare le politiche estere delle istituzioni e dei paesi membri dell'Unione Europea. Questo, lo European Council on Foreign Relations, nel quale Emma Bonino ha un grosso ruolo, è finanziato dall'Open Society Institute del finanziere George Soros, quello che nel 92 affondò la lira e la sterlina. E
Quello condannato all'ergastolo in Indonesia per speculazione finanziaria. Quello che, guarda caso, si è iscritto proprio al partito di Pannella l'anno scorso a giugno. La Bonino, frequentatrice del gruppo Bilderberg 1998, è anche nel direttivo di una di quelle istituzioni di cui non si parla per nulla, nonostante questa abbia un potere di pressione enorme a livello globale. Si tratta del ICG, International Crisis Group, supportato da molti governi, da istituzioni intergovernative, come ad esempio l'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale degli Stati Uniti e la Commissione Europea, ma supportato anche da fondazioni come l'Open Society Institute di George Soros e dalla Rockefeller Brothers Fund. Fra i membri privati di questa ICG figurano anche il gruppo bancario Morgan Stanley, oltre a imprese come la Chevron e la Shell. Dunque, a volte ritornano, si dice così, il già ministro del commercio internazionale delle politiche europee sotto il governo Prodi, ora torna con un incarico addirittura più rilevante e prestigioso, gli esteri. Onestamente, non ne sentivamo il bisogno. Se c'è un momento in cui il nostro paese ha la necessità di liberarsi democraticamente da tutte le forme di oppressione e di occupazione, è proprio questo. Viene quindi da chiedersi che cosa intendesse realmente il Presidente della Repubblica sostenendo che questo era l'unico governo possibile. L'unico possibile secondo le indicazioni di chi? Nella piena morsa della crisi, in Grecia c'è una novità. Questa è la mia chicca di oggi. C'è una novità che vede protagonista una delle componenti di Syriza, il cosiddetto partito presupposto del cambiamento. Così si diceva. E così ancora si dice, tutto sommato. Sapete che cos'è riuscito a cambiare Syriza? È riuscito a cambiare un passaggio importante per quanto riguarda la corruzione. Eh sì, non ci credete? Ebbene, sappiate che il governo greco ha approvato, appunto su proposta di Syriza, una legge che prevede che le bustarelle non sono più reato. È dunque possibile ringraziare il funzionario o il politico che in un qualche modo ha fatto un favore. Se questo è il cambiamento, beh, non so in che direzione il futuro possa condurre i greci.